Rassegna stampa di oggi 13 marzo 2018, cari amici, questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Migranti, il nuovo sindaco di Lampedusa dice minacciano, molestano e rubano. Gli hotspot vanno chiusi. L'hotspot va chiuso. Nicolini gli risponde che fa terrorismo. Secondo Totò Martello, eletto a sorpresa a giugno, c'è un grave problema di ordine pubblico e siamo soli. Il centro è presidiato da polizia, carabinieri e guardia di finanza, ma i tunisini entrano ed escono come quando vogliono. Turisti, albergatori e commercianti protestano. La predecessora dice cerca di ricreare un clima di paura. Il problema sono i rimpatri. Il parroco risponde: isola vivibilissima, non alimentare la diffidenza. Referendum su separazione di Venezia da Mestre. Zaia dice si farà il 30 settembre. Il sindaco Brugnaro invece dice è da vedere. Il TAR si riunirà il 21 marzo per stabilire se la consultazione sia legittima dopo i quattro ricorsi presentati dal sindaco di Venezia contro gli atti del Consiglio regionale che hanno dato il via libera. Norcia, sequestrato il centro polivalente, indagati il sindaco Alemanno e l'architetto Boeri. Al primo cittadino, al direttore dei lavori, viene contestata la violazione della normativa edilizia per la realizzazione del centro, in assenza del necessario permesso a costruire e dell'autorizzazione paesaggistica. In più, per la procura l'opera è stata realizzata in violazione alla normativa che ne prevede la temporaneità. L'architetto ha risposto che è un grosso equivoco. Pomigliano, l'appello alla Cassazione per gli operai Fiat pagati per stare a casa. Ricordino che esiste diritto di critica. Giuristi, sindacalisti, filosofi, giornalisti e attori sottoscrivono una lettera appello ai magistrati che dovranno giudicare sul caso dei 5 lavoratori FCA licenziati, poi reintegrati ma lasciati fuori dai cancelli per aver aspramente criticato l'amministratore delegato Sergio Marchionne. Tra i firmatari c'è Henry De Luca, Luigi De Magistris, Lorenza Cardassare e Marco Travaglio. Corruzione, 6 arrestati per i lavori della Siracusa Gela. Tasso illegalità difficile da immaginare, senso di impunità, dicono. A riscuotere la tangente spacciata per compenso di una consulenza sarebbe stato Antonio Gazzarra, vicepresidente del Consorzio Siciliano Autostrade. Arrestati anche il presidente di Condotte Duccio Astaldi e l'ex capo segretaria di Crocetta Stefano Polizzotto. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.